Buongiorno, oggi parliamo del film di Natale di quest'anno, quello che sta incassando cifre iperboliche ed è Avatar di James Cameron, che è il regista che io amo moltissimo, lo dico subito perché che cos'era il 97 mi sembra, quando uscì Titanic, che era un film straordinario, dove dentro tutto il Novecento, anche se poi spettacolare, eccetera, eccetera. Il primo Avatar, sinceramente, non è che mi aveva fatto impazzire, perché quel tipo di cose un po' tendente al fantasy non è proprio il mio genere, e sono andato a vederlo un po' per senso del dovere, no? Perché i film che tutti sanno si deve vedere, o si dice si deve vedere, e devo dire, nella prima parte non è che mi facesse proprio impazzire, perché nulla da dire sulla qualità dell'immagine, che è veramente il livello di, non solo di spettacolarità in senso negativo, ma proprio di immaginazione, di creatività nella scelta delle immagini, delle figure, insomma, dei personaggi, delle macchine. La giungla, il paesaggio e poi l'acqua, il mare, è veramente straordinario. Però la struttura da western, come dire, modello rivisitato, no? Dove i cattivi sono gli occidentali, i cowboy, i soldati blu, e i buoni sono gli indiani, non è che mi sembrasse originalissimo. Ed è forte questa dimensione, della guerra portata così dalle armi occidentali, che non riconoscono l'armonia, l'equilibrio di un mondo indigeno, che incontrano e che vogliono solo dominare le armi, le meccaniche tecnologiche contro le frecce, e però poi nello scontro, come in altri film, fa parte del mondo nuovo, diciamo, anche uno degli umani, un bambino, ex bambino, un figlio, perché il tema poi del rapporto figlio-padre è un tema che domina nel film, come domina il tema della famiglia, anzi direi che quasi il centro, no? Una famiglia anche lì, un pochino, se si vuole, un po' discutibile, diciamo, nel senso che, no, discutibile, insomma, molto, per certi aspetti molto tradizionale, e per certi aspetti ultra patriarcale, con il compito del padre ripetuto due o tre volte, che è quello di proteggere la sua famiglia. E quindi poi il film è la storia anche di un viaggio, di una fuga dei protagonisti, attaccati, ricercati dalle armi degli umani, quelli che vengono dal cielo, fuga che li porta in un altro ambiente, in un altro paesaggio, non più nella foresta, ma nel mare, nelle isole, e il tema dell'acqua sarà un tema fondamentale. Però, insomma, un modello maschile è un po' così iperprotettivo, insomma, per quanto poi è anche vero che in questo film, che ha dentro veramente di tutto, come dire, l'universo è grande madre, no? Quindi il rapporto con l'universo è il rapporto con la grande madre, e il tema di questa specie di maternità sacra, è un tema importante nel film, direi anche un tema centrale. La terra è una maternità globale, universale, spirituale, accanto poi a un modello di famiglia che ha invece il suo centro, almeno mi è sembrato, dentro una figura di padre iperprotettivo. La seconda parte, queste 3 ore sono lunghe, ma non si sentono, soprattutto non si sentono, come dire, nell'ultima ora, ora e mezzo, che è, bisogna dire, strepitosa, di cinema straordinario, una specie di
ipercinema di movimento, di emozioni, di scontri, di battaglie, perché arrivano poi, ovviamente, arriva poi l'Occidente tecnologico con la vendetta del cattivo che ha prodotto un suo avatar e il tema del commercio, no? Perché c'è la missione è anche una missione che va a cercare di uccidere queste grandi, non mi ricordo come si chiamano, queste specie di grandi balene che sono importanti sul piano commerciale. E allora abbiamo per un verso moltissimo di Moby Dick, la battaglia del comandante che ha interessi economici contro l'enorme pesce, l'enorme animale con cui deve quasi ossessivamente combattere. E poi c'è moltissimo di Titanic, ci sono moltissime autocitazioni di Cameron. Di James Cameron c'è il mostro buono, il mostro tra virgolette, che poi il vero mostro è l'umano o il clone, l'avatar dell'umano. C'è il mostro buono, c'è l'acqua alla gola, dentro cui devono sopravvivere e combattere, c'è questa dimensione commerciale, capitalistica, di sfruttamento della natura. E c'è la famiglia, ovviamente, come ho già detto, ma c'è anche moltissimo il valore del meticciato, dell'incrociarsi, del confondersi, dell'intrecciarsi, del mescolarsi, e il tema dell'accettazione del diverso. No, non è che sia tutto nuovo, perché anche lì c'è una specie di bullismo verso i nuovi arrivati da parte degli altri che abitano da prima di loro le isole e sanno che quelli che arrivano portano minaccia, no? Perché cioè sono portatori di una guerra che hanno alle spalle e che li inseguirà. Però poi questo tema del bullismo, che anche nel film di Spielberg, di cui magari parliamo la prossima volta, vabbè, non è originalissimo, però qui direi che è risolto bene, insomma, questo film. Soprattutto secondo me nella seconda parte, ma è un film grande, è proprio veramente grandissimo, cinema, proprio come spettacolo, però attraversato da tanti fili, da tanti temi importanti. Io probabilmente tornerò anche a vederlo in 3D, perché forse in questo caso vale la pena provare, non l'ho visto nel 3D, l'ho visto in un cinema comunque strapieno, posti lateralissimi. E però direi che è qualcosa che vale la pena vedere. Arrivederci a tutti.